Al Santuario Mariano di Treponti a Fano torna la tradizionale festa in onore della Madonna della Colonna, organizzata dalla parrocchia di Santa Maria Goretti insieme ai ragazzi dell'Azione Cattolica. L'evento partirà da giovedì 5 fino a domenica 8 maggio con momenti di preghiera, processioni e musica. A elencarci il programma è il nuovo parroco di Sant'Orso, Don Giuseppe Marini. Non è stato possibile rispettare la tradizione che prevede la prima domenica per la coincidenza con il primo maggio. Quindi la festa sarà domenica prossima 8 maggio, preceduta da un triduo di preparazione che prevede giovedì sera una fiaccolata che parte dalla chiesa parrocchiale fino qui a Treponti, una fiaccolata animata dai giovani dell'Azione Cattolica sul tema del conflitto, per vista la situazione che stiamo vivendo tutti quanti, per impetrare dalla Vergine Maria finalmente la fine della guerra, la pace. La seconda sera, venerdì, c'è una catechesi biblica di Monsignor Ugo Ughi. La terza sera, sabato, sempre la sera alle 20:45-21, c'è la recita del Santo Rosario. Poi il giorno della festa sono previste alcune messe al mattino alle 7, alle 9 e alle 11. Per la messa delle 9 Don Luigi Spallacci, che ha curato tantissimo per diversi decenni questa chiesa, poi viene anche Padre Silvano. La sera alle 17 il momento più importante, una concelebrazione solenne che quest'anno sarà presieduta da Monsignor Ugo Ughi e presterà servizio il coro Jubilate di San Lorenzo in Campo. Seguirà poi la tradizionale processione fino alla cooperativa di Treponti. Capiterà la benedizione di un cippo che viene messo qui nell'area verde a ricordo di Fabio Uguccioni. La chiesetta, che oggi sorge a fianco della superstrada a Treponti, fu costruita nel 1944, dopo che la precedente struttura, realizzata nel 1796, fu abbattuta nel 1940 per l'ampliamento dell'aeroporto fanese. La storia racconta che la Madonna operò una serie di prodigi e grazie e, sparsa la voce, il popolo accorse con numerosi pellegrinaggi. Durante la demolizione, il dipinto venne trasferito prima nella chiesa di Santa Maria Teresa delle Carmelitane a Fano e poi nel 1944 a Treponti, dove tutt'oggi viene venerata e ricordata. Invito tutti quanti a partecipare di mattina o di pomeriggio a questo evento. Sicuramente poi ci sarà un momento conviviale, la pesca di beneficenza, la merenda. Speriamo che il tempo ci assista e speriamo soprattutto che questa preghiera insistente alla Vergine Maria possa ispirare propositi di pace ai grandi della terra.